Ciao amici, oggi prepariamo insieme queste pizzette di broccoli con hummus di gege e pomodorini secchi che sono una vera bontà. Prima cosa da fare è pulire il broccolo, mi raccomando, le foglie e il torsolo lo mettiamo da parte per un'altra ricetta. Togliamo le cimette, le laviamo. Vanno cotte a vapore per 12 minuti, dopodiché le schiacciamo con una forchetta e aggiungiamo la farina di riso e il sale. 3 cucchiai d'olio e siamo pronti per fare le nostre pizzette, impastando bene il tutto con una forchetta e poi con le mani. A questo punto, con le mani bagnate di acqua, andiamo a formare le nostre pizzette e le mettiamo in una teglia ben unta di olio. Vanno cotte in forno per 10 minuti a 200 gradi. Una volta cotte le lasciamo raffreddare e le farciamo con l'hummus di gege e pomodorini secchi. Dopodiché li possiamo guarnire come più vogliamo. Io ho messo delle olive taggiasche. Ed ecco qui delle buonissime pizzette vegan. Piacciono sia ai grandi ma anche ai più piccolini. Buon appetito!